Ameria Radio presenta Ti leggo un libro a voce alta, Il taccuino blu, scritto dagli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo 25 aprile di Civita Castellana. Passarono tre notti ed Emilio non si fece vedere. I ragazzini erano pronti e ansiosi allo stesso tempo e comunque avevano voglia di vivere l'ennesima avventura. La quarta notte, però, Emilio arrivò più presto del solito e prese i bambini alla sprovvista. «Emilio, cosa ci fai adesso qui? È da tempo che non ti si vede», chiese Carlotta. «I nostri genitori sono ancora svegli!» «Shh, fai piano, sennò potrebbero insospettirsi e venire a controllare», disse Emilio sussurrando all'orecchio di Carlotta. «Sono venuto più presto del solito, perché stasera c'è molto da fare. Ma adesso chiamiamo i tuoi fratelli e spieghiamogli tutto». Emilio e Carlotta, dopo essersi accertati che nel corridoio non ci fosse nessuno, si avviarono lentamente verso la camera di Pietro e Claudio, e successe anche con loro la stessa cosa. «Emilio, da quanto tempo che non ti vedo? Cosa ci fai a quest'ora? Non è un po' presto?» chiese Claudio ad Emilio, accompagnato da Carlotta. «Ho già spiegato tutto a tua sorella. Stasera c'è molto da fare». D'accordo, annuirono i due fratelli un po' incuriositi, ma poi successe qualcosa che per loro era meglio evitare. «Ragazzi, tutto bene?» chiese la mamma Elena ai tre fratelli dal corridoio. «Sì, mamma, tutto bene», rispose Carlotta intimorita, ma cercando di essere il più naturale possibile. «Ragazzi, adesso l'abbiamo passata liscia. Ma non fate insospettire i vostri genitori», disse Emilio ai tre ragazzini. Tutti e quattro aspettarono la buonanotte dei genitori, che significava che di lì a poco sarebbero caduti in un sonno profondo, considerato che la giornata appena trascorsa era stata piuttosto impegnativa. Poi si incamminarono verso la Casa Rossa, sperando che fosse arrivato il momento atteso. «Emilio, speriamo che stasera non ci siano di nuovo le incursioni dei cosiddetti fantasmi dispettosi, vero?» disse Claudio. «Tranquilli ragazzi, nel caso ci penserò io a loro. Voi state sereni». Una volta usciti di casa, i tre fratelli, insieme ad Emilio, fecero un profondo respiro e cominciarono a percorrere il viale che li conduceva alla Casa Rossa, forti del fatto che stavolta avrebbero dovuto proseguire le loro ricerche non in casa ma nel giardino della villa, seguendo le indicazioni del diario di Beth. Mentre camminavano per raggiungere la loro destinazione, Carlotta pensava cosa potessero equivalere quei numeri sulla scarpina che continuavano a girarle in testa. 14.1.12.3.1. Claudio, il più fifone dei tre, non riusciva a togliersi dalla mente i fantasmi dispettosi e mentre camminava continuava a guardarsi alle spalle. Pietro, invece, non faceva altro che ripetere nella sua testa le parole di Beth,
scritte sul suo diario. Lo metterò sotto la protezione di una celebrità che mai di vista lo perderà e all'interno della dove si conserverà bene. Giunsero finalmente davanti al cancello della villa. Tutti e quattro si fermarono a fissare il cortile, pensando da che parte cominciare la loro ricerca. La notte buia, illuminata soltanto da un flebile fascio di luce lunare, l'aria fresca della notte, l'isola immersa nel blu circostante, una rinnovata energia su tutte le cose, dopo il calore dei raggi solari diurni. Il cortile della villa, immerso in questa atmosfera, sembrava aspettare l'arrivo dei nuovi visitatori notturni. Entrarono in fila indiana, uno dopo l'altro, facendo attenzione a non fare troppo rumore. L'idea di poter incontrare dei nuovi fantasmi dispettosi non era per niente allettante. «Tranquilli», disse Emilio, intuendo i loro pensieri. «I fantasmi dispettosi stavolta non disturberanno le nostre ricerche. Loro non possono uscire all'aperto, in quanto la brezza che proviene dal mare non solo li renderebbe inermi, ma anche assolutamente incapaci di interagire con i comuni mortali, o anche molto peggio. Una notte, infatti, mentre vagavo per le vie di Anacapri, senza incontrare anima viva, mi capitò di assistere ad una scena piuttosto esaustiva. Due di loro giocavano all'aperto passandosi una palla. Non c'era un alito di vento. Quando all'improvviso sopraggiunse del mare un leggero venticello che immediatamente li avvolse in una densa nube di fumo. Al suo dissolversi, la strana nuvola lasciò intatta soltanto la palla con cui poco prima stavano giocando, mentre di loro non restò nemmeno la scia. «Ah, bene!» esclamò Claudio tirando un sospiro di sollievo. «Allora sento che questa sarà la volta buona!» «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco», ribatte Pietro, il più piccolo della compagnia, ma probabilmente anche il più saggio. Intanto, da un luogo misterioso e particolarmente privo di ogni possibile spiraglio di luce e di ossigeno... «Uffa, sono da un secolo rinchiuso in questo posto assurdo. Voglio essere conosciuto, sfogliato, letto, desiderato e famoso, così come Emilio e Beth sognavano che accadesse. Vi prego, qualcuno mi trovi finalmente e realizzi ciò a cui sono destinato. Ma soprattutto, pulitemi, spolveratemi, toglietemi di dosso queste sostanze appiccicose che mi avvolgono dentro una coltre di umidità e muffe varie. Ho fatto amicizia in questi 100 anni con insetti di ogni tipo, ragni insopportabili, scarafaggi vanitosi, indaffaratissime formiche, cimici simpatiche ma maleodoranti. Vorrei tanto tornare tra le mani di un essere umano e lasciare che il vento sfogli finalmente le mie pagine, troppo a lungo rimaste chiuse e lontane dalle mani e dagli occhi di qualcuno ansioso di divorarne il contenuto. Insomma, vorrei diventare una star fra i lettori più appassionati di tutto il mondo, un vero e proprio best seller». Nel frattempo, i ragazzini, intenti a perlustrare ogni angolo del cortile, non si erano accorti che il tempo era passato con estrema velocità e che a breve un nuovo giorno si sarebbe presentato ai loro occhi, rendendo tutto più chiaro, come il fatto che dovevano di corsa far rientro nei loro rispettivi letti, se non volevano essere scoperti. Ognuno di loro, all'alba di quel nuovo giorno, a differenza delle altre volte, non riusciva più a prendere sonno, pur sapendo che di lì a poco si sarebbero dovuti alzare. Anche quella mattina la destinazione fu il mare, un po' meno cristallino, ma ugualmente magnifico. In uno schiocco di dita, il giorno divenne pomeriggio. Durante tutta la giornata i ragazzini non fecero altro che rivisitare con il pensiero il cortile della Casa Rossa. Sarebbe stata davvero un'impresa riuscire a capire dove poteva essere nascosto il taccuino blu, quel giardino zeppo di reperti archeologici di cui il colonnello John Clay McCowan amava circondarsi.
rappresentava un vero e proprio labirinto di fitto mistero, al centro del quale però si trovava quello che alcuni pensavano fosse un trono, o più semplicemente una banca, ma che in realtà era l'effigie di una dea dell'antica Cartagine, la cosiddetta Dea Tanit, una divinità femminile della fecondità, di origine fenicia, la cui forma ricordava vagamente la sagoma di una serratura, secondo ciò che aveva riferito loro Emilio. Il mistero si fa ancora più fitto, pensavano tra sé e sé, quasi all'unisono, i tre ragazzini, ormai stremati dalla fatica della notte insonne, nonché dall'ennesima giornata al mare. «Andiamo a casa!» urlò d'un tratto Elena, fissando Dino, che era ancora sul lettino, a godersi gli ultimi raggi diretti del sole. Dopo che tutta la famiglia si fece la doccia al rientro dalla spiaggia, era pronta la cena. Una volta finito di mangiare, i tre andarono a letto, mentre aspettavano fiduciosi l'arrivo del loro fidato amico Emilio, nonostante la stanchezza. I secondi passavano lentamente e dopo un'attesa infinita per loro, Emilio finalmente comparve nella stanza, ma resosi immediatamente conto che la nottata precedente non era ancora stata smaltita dai ragazzi stremati, decise per quella notte di lasciarli riposare. Quei numeri cominciavano a dare corpo ad una convinzione che lentamente si stava affacciando nella mente di Emilio. 14.1.12.3.1. E se fossero coordinate non geografiche ma astrali, oppure qualcosa legato ad un semplice ordine alfanumerico? In breve, varie intuizioni si fecero sempre più strada nell'immaginario di Emilio, mentre rimasto assorto nei suoi pensieri, osservava il cielo stellato, che si rifletteva su un mare calmo e particolarmente silenzioso. Il grande senso di gratitudine che provava in quegli istanti lo condusse col pensiero ai suoi tre instancabili compagni d'avventura, che avevano accolto la richiesta d'aiuto con tale naturalezza. Dopo solo pochi istanti di incredulità e sconcerto, come soltanto bambini con il cuore semplice e la mente aperta ad ogni possibilità sanno fare, aveva dovuto aspettare a lungo il nostro Emilio prima che arrivassero in quella che era stata la sua casa, gli alleati perfetti. Prima del loro approdo, tante altre persone avevano soggiornato lì, ma nessuna di loro si era dimostrata adatta ad accogliere la sua richiesta e ogni volta aveva rinunciato anche al solo tentativo. Ora però finalmente era giunto il tempo di portare a compimento il suo desiderio e quello di Beth. La bellezza dell'isola rappresentava lo scenario perfetto per la felice conclusione della sua storia. In quella notte, solitaria e tranquilla, la convinzione che stesse per avverarsi il tanto sospirato ritrovamento, grazie alla sensibilità di tre ragazzini, rubava sempre più spazio alla rassegnazione, che fino a quel momento aveva accompagnato le interminabili notti solane. Perso nei suoi pensieri, Emilio non si accorse che un nuovo giorno stava per affacciarsi e che doveva cercare di recuperare tutte le energie possibili, se voleva trasformare in realtà ciò che fino a quel momento era stata solo una speranza. Amelia Radio ha presentato Ti leggo un libro a voce alta, Il taccuino blu, scritto dagli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo 25 aprile di Civita Castellana.